Non è primo maggio senza i Modena. Che primo maggio è? Ma è un bel primo maggio, dai. Alla fine è un bel primo maggio, è un primo maggio al passo coi tempi, quindi magari un po' dimesso se vogliamo, ma credo che sia giusto. È un po' dimesso. Ma no, è un po' dimesso nel senso che magari uno arriva e non c'è lo sfarzo che c'era gli altri anni, ma credo che sia giusto così, insomma, è la musica che conta. Gli altri anni avevo sempre l'impressione che la musica fosse solo una parte marginale di tutto il baraccone, invece finalmente adesso la musica è la grande protagonista e quello che ci sta intorno è soltanto qualcosa davvero di contorno. Quindi ce lo siamo detto più volte negli anni scorsi, sembrava un po' l'orchestra del Titanic, invece quest'anno una scelta che va forse un po' meno incontro alla piazza, più qualità al primo maggio e meno caos. Ma meno caos, poi comunque anche a livello organizzativo proprio sì, insomma non ci sono più tutte quelle cose faraoniche assolutamente inutili se vogliamo che c'erano gli altri anni, diciamocelo tra di noi e basta. Quest'anno c'è un palco, c'è un impianto, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di divertirsi per un giorno, dimenticare tutti i problemi magari che hanno là fuori ed è quello che conta, è quello importante, insomma. A proposito di questo, ci sono molti giovani, molti fenomeni anche esplosi negli ultimi tempi, con ottimi risultati. Ecco, la musica può ancora essere un veicolo di lotta credibile? Ma noi crediamo che debba esserlo, se no domani dovremmo andare tutti quanti in un qualche ufficio di collocamento a cercarci un altro mestiere, anche perché noi la intendiamo solo in quel modo, insomma quello che sappiamo fare è quello, fare musica, far divertire la gente, ma anche magari se riusciamo a farla pensare un attimino, è quello che i Modena hanno sempre fatto da quando hanno incominciato a suonare e ormai siamo infilati lì, non sappiamo fare altro. Una domanda di politica non posso non fartela, perché diciamo siete abbastanza schierati. Sono quasi 3 anni che praticamente non abbiamo un premier eletto. Per questi ragazzi che alla fine ci sono sempre stati, sono 20 anni che ci sono, un messaggio di speranza, una parola, e soprattutto come vedi questo periodo, questo governo, sono solo promesse? Io spero di no, anche perché se fossero solo promesse siamo veramente messi male. Spero di no, spero che qualcosa finalmente venga fatto. Sarebbe ora poi di cominciare anche a pensare di superarla questa fase, di tornare come un tempo ad avere un governo eletto, ad avere di nuovo fiducia nella politica. Sarà molto difficile, però è l'unica cosa che possiamo fare, l'unica cosa è quella, continuare a sperare, continuare a credere in questo nostro paese, fare qualcosina a tutti quanti, perché soltanto puntare il dito e dire le cose così non mi vanno bene non funziona più tanto, anche il singolo cittadino ha il dovere secondo me di fare qualcosa, quindi facciamolo tutti quanti insieme, diamo una mano a chi ci vuol provare e poi giudichiamo dopo, aspettiamo per giudicare. Buon primo maggio! Grazie anche a voi!